anche noi come uomini diciamo alla mamma celeste, ma diglielo tu a Dio, se vuole lui si può fare tutto. Grazie. Vi volevo comunicare che a fine serata l'amministrazione comunale offrirà praticamente a base dei prodotti tipici confrentesi per tutti quanti, quindi intrattenetevi con tutto. Grazie al sindaco per questo opportuno intervento, perché l'enogastronomia confrentese è risaputa. Io inviterei il professor Isabella, perché per questo secondo passaggio con Vittorio Butera, quindi il dottor Tonino Barbato e quindi la dottoressa Emanuela Folino. Prego, professore Isabella. Butera tra le più conosciute, tra le più belle. La legge è uguale per tutti. Un muro dove tu parmi di via l'orta di Mastro Mico e di Giondrino. De ca c'era il pene della mia ed era di Giondrino. De da c'era Nahico ed era di Giondrino. Un pene della mia stracarre copinia in ciavorto d'Endria. Nanca de Chiraico chigare vestinia in ciavorto de Mico. Un giorno Mastro Mico chiamava un cane cozzo e le dicevo: ha visto anche dei ico che penna a orto mio? Ha buona guardia ed altro non te dico. Ma chissà, udente, no, cane civile, un codice civile dice che dove penne l'arco l'orello. Perciò non fare cogliere a compare in via se faccio i cazzani, che sono roba mia. Gnorzì, disse Lucano. Un mese dopo, Mico si accoglia ragima di mia che carica pennia in ciavorto d'Endria. Un cane con ragione disse: mura e pagione, sa cima di mia un me pare che penne dove compare Endria? E poca, per chi renne dove può signoria? Un codice di cistimo che dice: se, ma quale? Perché ce n'è più d'uno? È naturale, c'ero civile e c'ero criminale, e nestra, caro amico, ce n'è uno per Dio, un altro per me. Grazie al professore Isabella, perché ci ha declamato la seconda poesia di Vittorio Butera. Conflenti, gloriose tradizioni culturali, ha dedicato a Vittorio Butera, il capostipite diciamo di questa condizione di cultura conflentese, ha dedicato un centro studi. Il centro studi di Vittorio Butera, in assoluta sintesi, il dottore Antonio Barbato, anche lui conflentese trapiantato a Catanzaro, ci illustrerà l'attività di questo centro studi di Vittorio Butera. Buonasera. Quello che avrei bisogno anche di qualche minuto per parlare del nostro centro studi, qualche minuto in più rispetto a quello che già con chiarezza mi ha indicato il nostro presidente. E qualche cosa voglio dire, intanto non mi sento estraneo, io sono un incrocio fra, sono figlio di una completese, catanzarese, figlio di una completese, per cui mi sento in questa sede assolutamente a mio agio. Sono confrentese a tutti gli effetti, sono uno stranges, si è parlato di tanti impegni confrentesi, mi permetto, non che sia molto importante, di ricordare che anche mio nonno ha svolto un minimo di funzioni, di storia nell'ambito del paese. Nonno era un marinaio, è arrivato capo di Stato Maggiore alla Maddalena, era capitano di vascello. La Maddalena, di cui adesso si sta interessando il nostro presidente, ha lasciato un po' qualche cosa a mezza strada nelle cose che deve fare. Comunque ha concluso la sua carriera come capo di Stato Maggiore della Marina alla Maddalena. Io mi chiamo come lui ne sono onorato. C'è giusto direttore Butera. Vorrei intanto dirvi che c'è giusto associazioni culturali, siamo 5.300 in Calabria. Un concetto che voglio esprimervi rapidamente: vengo da una settimana di incontri, prima con associazioni di volontariato, poi ieri abbiamo fatto un interessantissimo convegno a Catanzaro sullo Stato per un centro di professore universitario. Stasera sono qui con voi. ISPO, un grosso storico internazionale, dice che
se non ci fossero le associazioni, il volontariato, non ci sarebbe quel legame tra la società civile e la società politica che attualmente è in totale crisi. Noi come società, come associazioni, siamo in questo momento elemento di critica, di crescita culturale, di speranza, forza per la democrazia. E adesso è di grande moda il concetto di associazionismo, forza per associazionismo, il centro di una nuova e più Beppe, vera democrazia. Sta parlando quello, scusa. In parlando alla Camera. Intanto, innanzitutto, c'è il nostro dottore Paola, vulcanico, in 2 anni di nostra attività che abbiamo svolto, ha fatto è stato per noi un esempio, abbiamo ha inventato le 3 giornate quotidiane, ha creato un gemellaggio con Gradisca Risonso, dove si è appellito Vittorio Butera. Non vi dico quanto ne ha fatto e quanto ne sta inventando, è appunto il nostro punto forte di riferimento. Ci sono anche altri consulentesi che insieme a me e al dottor Paola cercano di dare contenuti e sostanza al centro studi.